Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta sotto le logge di Piazza Indipendenza con queste 96 ore di palio tra sogno e realtà in una Siena che in questo 13 agosto 2020 ovviamente si ritrova senza il palio dell'Assunta e quindi cercheremo di raccontare questa città analizzando anche i mesi precedenti che hanno portato inevitabilmente alla decisione di annullare i pali del 2020. Cercheremo di dare uno sguardo appunto su Siena attraverso il racconto dei suoi protagonisti, i cittadini di Siena, coloro che lavorano nelle istituzioni e quindi do subito il benvenuto ai primi due ospiti di quest'oggi che ringrazio di essere qua con me, insomma tra ferie e momenti abbastanza particolari anche da un punto di vista di lavoro. Sandro Vannini, buongiorno, è difensore civico della Regione Toscana, bentornato Sandro. Buongiorno, E grazie. poi abbiamo Ezio Sabatini, che è il coordinatore provinciale del volontariato di protezione civile. Abbiamo imparato, insomma, a conoscerti molto meglio in questo periodo, Ezio. Buongiorno a tutti. Allora, vi chiedo subito un po' lo stato d'animo di questa mattina. Insomma, vi siete svegliati in questo 13 agosto, doveva essere il giorno della tratta, e me, insomma, la malinconia, si fa sentire come per il palio di luglio. Quindi, qual è un po' la sensazione che avete, Sandro? Ma una città è anomala perché è una città orfana del suo massimo momento di esaltazione, di emozionalità, e quindi è una città sostanzialmente oggi più triste. Anche noi, contradaioli e senesi, siamo rammaricati e tristi di non poter avere la ritualità che per molti di noi, esclusi i molto anziani, hanno sempre avuto, cioè la ritualità dei due pali, delle due carriere dell'anno, che sono state sospese soltanto nella Seconda Guerra Mondiale, quindi solo È un momento gli anziani, storico, molto insomma. anziani, si ricordano questa fase di interruzione. Ezio, per quanto riguarda il volontariato, insomma, saranno comunque in qualche modo, e lo racconteremo più tardi, dei giorni, anche se vogliamo così definirli, di festa, comunque di celebrazione per quello che avete fatto. Come ti prepari a queste giornate? Ci si prepara intanto con lo spirito di sempre. È vero che per le associazioni senesi di protezione civile e non, che erano comunque impegnate nel meccanismo della festa, non fare due pali che scandiscono normalmente anche la vita associativa di certe associazioni senesi, effettivamente è un po' come avere uno sbilancio nel bioritmo, come non avere dormito per tanti giorni. Per cui sicuramente sì. Sicuramente festeggeremo ciò che la comunità senese a breve ci riconoscerà. Ciò non toglie che io vedo anche da senese nella decisione che tutta la comunità ha preso nella non celebrazione dei due pali un segno di una maturità tale che invece va visto anche il bicchiere mezzo È pieno. vero, è vero, questo hai ragione, va sottolineato, insomma, è anche questo il bello di Siena e dei suoi cittadini. Addentriamoci un po' insieme a voi, insomma, a parlare anche di quello di cui vi occupate. Quindi, Sandro, difensore civico della Regione Toscana, un ruolo che sta crescendo e che pian piano i cittadini imparano davvero a conoscere meglio, perché è un servizio molto importante quello che il difensore appunto può offrire proprio ai cittadini. Si interpone in qualche modo tra l'amministrazione e il cittadino, amministrazione pubblica e il cittadino, per i disservizi di ogni genere. Ho letto tra l'altro anche di servizi nelle questioni della sanità, quindi diciamo che siamo abbastanza attuali anche su questo. Oltre il 92% dei casi che sono stati presentati fino ad oggi sono stati risolti, quindi vorrei che tu ci spiegassi un po' meglio, ecco, quello che è la funzione, il ruolo, insomma, che ti vede investito di questa carica. Allora, il difensore civico regionale è presente in quasi tutte le regioni italiane, tranne tre, ed è presente nelle regioni europee e nelle nazioni dell'Unione Europea, ma anche in altri stati, anche a livello internazionale. L'Italia non ha il difensore nazionale, ha gli uffici di difesa civica regionale. Fino al 2010 in Italia c'erano anche difensori civici comunali e provinciali, poi una legge finanziaria ha previsto l'accentramento delle funzioni in ambito regionale. Arrivano all'ufficio del difensore civico regionale
oltre tra le 2.000 e le 2.500 istanze annuali, oltre quelle degli anni precedenti, che non sono tutte le istanze risolvibili in un tempo breve, talune hanno un protrarsi di potenziale contenzioso o anche di contenzioso anche lungo, perché talvolta ci sono dei procedimenti amministrativi di una certa complessità per addivenire a una soluzione. Quindi ci sono 2.500 cittadini che annualmente si rivolgono al difensore civico regionale, viene chiamato a livello europeo Ombudsman, è una figura di nasce nei paesi del nord Europa e Scandinavia, quindi è un cittadino che non è un avvocato, è un cittadino che prende questa funzione di trovare un punto di mediazione o di risoluzione nei conflitti e nei problemi che i cittadini hanno con le pubbliche amministrazioni, ma non solo, anche con le società di gestione dei servizi pubblici. Quindi andiamo da quelle che chiamiamo bollette pazze, luce, acqua e gas, al divieto, diniego di accesso agli atti che i cittadini talvolta ricevono dalle pubbliche amministrazioni, basti pensare alle procedure concorsuali in cui un cittadino che partecipa ha diritto magari di accesso a certi documenti del procedimento selettivo, oppure anche affidamento di gare, affidamento di contratti, rapporti che il cittadino ha con le pubbliche amministrazioni, servizi mensa, servizi contributi agli affitti, assegnazione delle case popolari, ma poi tutto il tema anche del contenzioso che i cittadini e anche gli studenti hanno con il diritto allo studio, fino ad arrivare, rafforzato dalla legge Gelli Bianco 17-2017 di 2 anni fa, oltre 2 anni e mezzo fa, che appunto ha assegnato il ruolo al difensore civico del garante al diritto alla salute, e quindi in tema di emergenza sanitaria sono cresciute anche le segnalazioni da parte dei cittadini, per esempio in questa fase di difficoltà di emergenza sanitaria, oltre le segnalazioni sulla migliore o più efficiente erogazione dei livelli essenziali di assistenza ai cittadini in fase di Covid, ci sono state anche segnalazioni. C'è stata una mole di lavoro per verificare, notevole, per esempio, il garantire alcuni servizi, per esempio, di assistenza ordinaria alle categorie protette che erano stati sospesi, tutta una serie di problemi che sono emersi su una emergenza, sempre in ambito sanitario. Ecco, questo per dire che è un po' un ruolo svolto dal sottoscritto, che la Regione Toscana è stata la prima in Italia ad istituirlo, questo va segnalato, e quindi c'è uno staff anche importante di funzionari, ciascuno esperto sui temi della pubblica amministrazione, fino a divenire anche a tutti i problemi dei tributi, tributi locali, e quindi anche a quelli dell'urbanistica, dell'edilizia, moltissimo. Andiamo anche sui temi della telefonia. Qui insomma si spazia veramente tantissime. Dal lago al milione. Dal lago al milione. Ricordiamo anche ovviamente dove si trova lo sportello qua a Siena, siete dislocati sul territorio della provincia con accordi che state portando avanti con i vari comuni, quindi insomma una rete molto importante che si fa sempre più presente nel territorio. Esatto, l'idea è stata quella che hanno fatto anche altre regioni, che è quella di avere degli sportelli decentrati presso le amministrazioni provinciali, appunto per una omogeneità funzionale nel rapporto regione e amministrazioni provinciali. Quindi presso lo sportello, presso la provincia di Siena è operativo uno sportello. Abbiamo fatto anche una cosa analoga presso la provincia di Pisa, presso quella di Arezzo e presso anche quella di Pistoia, dalla quale abbiamo iniziato. Sono 4 sportelli in ambito provinciale, a questi si sono aggiunti anche uno sportello presso l'amministrazione comunale di Sinalunga e quella di Ponsacco. Perché? Perché oltre agli sportelli provinciali ci sono arrivate delle istanze nelle aree subprovinciali, quindi Sinalunga l'area della Valdichiana, Ponsacco direi l'area
quasi della Val di Sievole. Ecco, la necessità nasce più dai cittadini o direttamente proprio dalla pubblica amministrazione? Ci arrivano appunto questa richiesta di un servizio che potremmo definire di prossimità, ci è arrivato soprattutto sia dagli amministratori pubblici e quindi dall'amministrazione, ma anche da istanze dei cittadini che, abituati fino al 2010 ad avere un'interfaccia comunale o provinciale, richiedono la possibilità di avere un contatto più vicino, perché il cittadino spesso si rivolge a noi tramite segnalazioni per mail, segnalazioni per telefono, abbiamo il numero verde, per PEC, ma non tutti i cittadini hanno dimestichezza con gli strumenti della comunicazione, certo, 2.0. Quindi c'è bisogno di un contatto diretto. Noi riceviamo istanze anche che poi richiediamo la formalizzazione, le riceviamo tramite anche i social, per quei cittadini che utilizzano i social, dove noi siamo presenti su tutti i social, ivi compresi quelli non tecnicamente funzionali nell'interfaccia cittadino pubblica amministrazione come Instagram, che sostanzialmente è più un'interfaccia, però anche da questo abbiamo ricevuto istanze magari da un pubblico più digitalizzato, più giovane, però i cittadini con minore capacità, soprattutto quegli anziani nell'interfaccia con la pubblica amministrazione, richiedono la possibilità di un contatto diretto, quindi noi riceviamo agli uffici presso la Regione Toscana in via Cavour, lì adiacente al Consiglio regionale, però gli sportelli decentrati in ambito provinciale danno la possibilità ai cittadini più anziani o più diretto, tradizionali nel rapporto alla pubblica, certo, amministrazione, di portare il problema magari assieme a tutta una ampia documentazione che inviata tramite mail sarebbe, o scannerizzata, renderebbe complesso un lavoro, il rapporto per chi appunto non, accessibile a non tutti, ha una dimestichezza con i mezzi di comunicazione, ma nemmeno una dotazione informatica adeguata, e quindi è giusto dare possibilità a tutte le tipologie di cittadini di poter ricevere questo servizio che, ricordo, è gratuito. Ecco, questo è molto importante. Abbiamo parlato di sanità, Ezio Sabatini. La sanità sarà protagonista in queste giornate, riceverà infatti la massima onorificenza della città di Siena, il Mangiadoro a tutta la sanità, a tutto il personale che in questi mesi davvero molto molto complicati si è spesa a favore della comunità, del nostro territorio. Al mondo del volontariato, che è stato insomma un trade union in questo senso molto determinante e che per inciso insomma in Italia credo sia un po' un fiore all'occhiello rispetto a tutto il resto del mondo, andranno le medaglie di civica riconoscenza. Al suo interno sono comprese tutte le organizzazioni, le contrade, ogni singolo individuo che ha prestato servizio e che ha operato in prima linea durante l'emergenza. Ci puoi fare un po' un riassunto di quello, diciamo, che il vostro mondo, il mondo del volontariato, ha vissuto in questi mesi? Beh, qui è proprio un mare magnum, perché l'attività di protezione civile e questa emergenza sanitaria è stata fin dal primo momento, quindi fin dal momento in cui sono stati scoperti due turisti cinesi a Roma, da parte del governo è stata declinata come un'attività di protezione civile, per cui come fosse stato un terremoto, come fosse stato un'alluvione, ma dove l'attività emergenziale è la stessa sia che si sia in Calabria che se si sia in Valle d'Aosta. Questo meccanismo, questo che noi chiamiamo sistema di protezione civile, vede una pluralità di soggetti al proprio interno, sia il volontariato strettamente di protezione civile, quello classico che vediamo con le divise, con i mezzi, che è quello che coordino io sia sul comune capoluogo che sostanzialmente a livello provinciale. Mentre invece per quanto riguarda l'approccio all'emergenza in senso lato, anche il singolo cittadino, e in questo la nuova legge, la legge 1 del 2018 sulla protezione civile apre degli spiragli riguardo all'utilizzo del singolo cittadino in attività emergenziale, è chiamato a portare nella forma e nei modi giusti il proprio contributo al servizio della comunità. In sostanza noi abbiamo avuto tre fari. Il primo faro è stata l'attività collegata al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per cui tutto ciò il cui orizzonte era più ampio del singolo territorio provinciale, per cui per esempio il famoso presidio degli aeroporti e delle grandi stazioni. Poi ci sono le attività che ci ha dato Regione Toscana, che ricordiamolo anche qui con la nuova legge,
molti di noi l'avranno visto anche in occasione dei telegiornali o del rapporto Stato-Regioni, parlavamo prima di un'attività fortemente decentrata sulla Regione, la Protezione Civile con la nuova legge nazionale vede nel Presidente di Regione autorità di Protezione Civile. Anche qui abbiamo una vicinanza pertanto più a un governatore, me ne dispiaccio per ciò che pensa l'Accademia della Crusca, ma più a un governatore che non a un classico presidente di regione. Per cui la Regione Toscana ci ha dato degli indirizzi, da una parte tutta l'attività legata alle persone in quarantena, per cui positivi conclamati e quarantene fiduciarie, tutto ciò che era la loro logistica, stata garantita dalle associazioni che fanno protezione civile con specialità sanitaria. Dall'altra, Regione Toscana ci ha detto la cura dei soggetti fragili, per esempio tutte quelle persone che magari normalmente hanno un tessuto sociale che li segue e che, perché i parenti sono in quarantena per le difficoltà degli spostamenti, non hanno possibilità di essere assistiti. E poi abbiamo avuto la chiave comunale. In ogni comune, al momento in cui c'era il primo caso conclamato di Covid, di cui non era stato possibile ricostruire il percorso, si accendeva in questo patchwork una lampadina, per cui in quel comune lì andava a insediarsi il centro operativo comunale e in quel momento eravamo su quel comune in emergenza e si iniziava a ragionare. Quindi c'è una bella organizzazione insomma dietro tutto il comparto che deve funzionare veramente molto bene. Secondo quello che è il concetto della sussidiarietà verticale. Allora, noi ci fermiamo un attimo, torniamo subito a parlare ancora di questo, subito dopo la pubblicità, a tra poco. Bene, rientriamo in studio, nel frattempo do il benvenuto anche ad Urbano Dini, che è dirigente dell'area gestionale di SEI Toscana, buongiorno. Buongiorno. Ezio, concludiamo un po' il nostro discorso perché io ti ho seguito, non ero in Italia durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, ma ti ho seguito, sei informatissimo anche per quanto riguarda diciamo, tutta la situazione mondiale. Abbiamo sottolineato quanto la protezione civile sia davvero come dire, un'istituzione che è un fiore all'occhiello in Italia, qualcosa che abbiamo forse come organizzazione di tutto quello che dicevi prima, proprio soltanto nel nostro territorio. Ti faccio un po' una domanda impertinente, no? Qualora si ventilasse la possibilità, speriamo sempre più remota, che insomma, la situazione dovesse ulteriormente peggiorare, come siamo in grado di affrontarla in Italia? Siamo più preparati? C'è come dire, una situazione a livello di raccordo proprio tra istituzioni, protezione civile e comparto sanitario che potrebbe dare delle risposte ancora forse più veloci di quanto non sia stato fatto fino adesso? Ma, allora, sicuramente mi schiero, il mantenimento dello stato di emergenza fino comunque alla metà di ottobre garantisce di tenere al minimo il motore di quella macchina di cui stavamo parlando prima, non che sia comunque fondamentale per poter ripartire come è stato evidenziato da tanti, ma il mantenimento dello stato di emergenza, per cui di una serie di strutture commissariali e della possibilità, per esempio da parte dei presidenti delle regioni, ritornando sempre alla chiave di lettura regionale, delle varie delibere e decreti presidenziali. L'ultimo, abbiamo la nuova stretta sui locali di questi giorni. Le discoteche, sì. Questo è possibile perché il contesto dello stato di emergenza lo permette con facilità, con efficacia e semplicità. Quindi è uno strumento per dare delle risposte. È uno strumento più veloci, anche in chiave preventiva. In chiave preventiva. Anche, non solo, noi abbiamo l'abitudine, che è quello che viene visto all'estero, parlavamo degli Stati Uniti, ma anche in altri paesi europei, l'emergenza viene sempre letta come una sottocategoria del soccorso. In Italia l'emergenza è in realtà la somma non algebrica di quattro fasi: la previsione, la prevenzione, il soccorso propriamente detto e il superamento dell'emergenza. Per cui la previsione ce lo dà la comunità scientifica, la prevenzione ce lo dà tutti noi nei nostri comportamenti, in questo caso proprio anche banalmente mascherina, gel, distanziamento. Il soccorso è quello che possiamo ridefinire nell'attività sanitaria ma anche nella quarantena, e il superamento dell'emergenza è quando tutto questo finisce, in cui piano piano ci riavviciniamo alle normali condizioni di vita. Questa è la vera differenza
fra la nostra interpretazione di emergenza e l'interpretazione che la maggior parte delle protezioni civili e delle difese civili mondiali ha. Credo sia insomma una sottolineatura importante, perché quando si parla, no, in tema di restrizioni della nostra libertà, tutto quello che è stato detto insomma in questi mesi, che dà poi esito a schieramenti in un senso o in un altro, insomma sia importante ricordare quantomeno questo. Sono curiosa poi di sentire anche da Sandro Vannini, magari lo facciamo più avanti, visto che sei un esperto di comunicazione anche, che tipo insomma di idea ti sei fatto sulla gestione della comunicazione in tutti questi mesi, perché insomma, di bombardamento mediatico ce n'è stato tanto e continuerà ad esserci. Voglio fare però prima un passaggio con Urbano Dini, appunto dirigente di SEI Toscana, perché parlavamo prima con il difensore civico dei servizi che vengono offerti al cittadino, e c'è un accordo proprio che voi avete fatto, un accordo molto importante, il primo tra l'altro viene fatto in Toscana con una utilities, quindi siamo avanti rispetto al resto dell'Italia. Ecco, e che cosa c'è di positivo per i cittadini? Perché è stato fatto questo accordo tra SEI Toscana e il difensore civico? Sì, come ha detto lei, è stato il primo accordo, la prima realtà SEI Toscana della Toscana meridionale che ha sottoscritto questo accordo. La volontà è quello di costituire una commissione di monitoraggio sull'andamento della qualità dei servizi. Si comprende bene che svolgendo noi un servizio pubblico essenziale abbiamo continuamente bisogno di avere conoscenza di quello che è il ritorno da parte dell'utenza, cioè il grado di soddisfazione dell'utenza. Quindi diciamo che insieme a loro andremo a mettere in piedi un sistema di misurazione del grado di qualità dei nostri servizi, di soddisfazione dell'efficienza del nostro servizio, puntando anche a individuare eventuali interventi correttivi, fattori correttivi, dove poter intervenire. Serve anche a voi per, come dire, essere più efficienti e mettere a punto insomma dei sistemi che davvero funzionino e che non sia una dispersione insomma di energie, visto che... Certo, non a caso coinvolgerà in prima persona il nostro customer care all'interno dell'azienda, quindi quella front line che ha più di ogni altra, a parte gli operatori sul territorio, contatto con l'utenza che, diciamo così, prende ogni giorno le lamentele, comunque ha il polso della situazione. Quindi noi abbiamo bisogno di questo anche per evitare eventuali contenziosi che potessero nascere in futuro, anticipando appunto quelle azioni correttive di cui stavo parlando prima. Azioni di monitoraggio noi le abbiamo sempre fatto, è evidente che facendolo in parallelo in questo gruppo di lavoro con il difensore civico regionale avremo anche la possibilità di un'interfaccia, di una misurazione non soltanto la nostra azienda sul proprio territorio, ma anche di fare una relazione di tutta la Toscana ed essere, non dico allineati, ma comunque non indietro rispetto alle attività degli altri soggetti che operano sui servizi pubblici. Mi sembra molto importante. L'emergenza sanitaria tra l'altro ci ha imposto anche di riflettere, come dire, sull'impatto ambientale, no, che le nostre azioni hanno. C'è stato anche chi ha sostenuto che proprio la diffusione dei focolai insomma si sono sviluppati prevalentemente nelle zone di massimo inquinamento, e voi in questo senso avete non solo un'attenzione verso il cittadino, non solo verso i servizi, ma anche verso l'ambiente e verso i giovani. Infatti avete istituito tramite ITS a Colle Valdelsa un corso di formazione per delle figure professionali che possono lavorare proprio all'interno della vostra azienda, all'interno della Green Economy. Lei tra l'altro è anche membro del comitato scientifico, sì, se non sbaglio. Sì, sì. Ma noi abbiamo partecipato con molta volontà e con molto interesse all'ITS, perché il mondo della gestione dei rifiuti in questi ultimi 20 anni, che poi sono i 20 anni che conosco io, che ci lavoro, è cambiato tantissimo, non soltanto sul fronte dello smaltimento, trasformazione, riciclo e recupero della materia, ma anche nei servizi di raccolta e spazzamento. Praticamente da un servizio che era prettamente manuale, rimesso soprattutto nei turbini, è diventato una vera e propria filiera industriale che ha bisogno di conoscenze tecnologiche, ma anche di sviluppare progetti.
Quindi noi abbiamo bisogno di figure professionali che crescano non soltanto per la tutela dell'ambiente, ma la tecnologia, la gestione di un'azienda all'interno della tutela dell'ambiente. Quindi noi partecipiamo all'ITS anche proponendo dei programmi di studi, collaborando in maniera diretta a fare una formazione che sia mirata per il nostro settore. Per quanto riguarda la mia partecipazione al Comitato Scientifico, oltre che essere orgoglioso, diciamo che però da parte mia sono il frontman di un'azienda che è rappresentata da tecnici che partecipano in maniera diretta, l'azienda stessa partecipa perché noi consentiamo degli stage, cioè introduciamo poi la prima attività lavorativa di questi ragazzi all'interno della nostra azienda e devo dire che i risultati si vedono. Si vedono. Sì, perché poi Sei Toscana, soprattutto per come sta intervenendo sul territorio nel cambiare anche le attrezzature, arrivando ai cassonetti cosiddetti intelligenti, che sono in grado di fornire dati al momento dello scarico, quindi avere una lettura di quello che sta accadendo su un territorio riguardo il conferimento dei rifiuti e il conferimento differenziato dei rifiuti, permette di avere delle informazioni, ma queste informazioni passano attraverso una gestione di una mole di dati gigantesca e anche di una logistica che deve essere altrettanto importante per ottimizzare e ridurre i costi la gestione della raccolta sul territorio. Parleremo anche di come avete gestito tutto l'emergenza Covid, perché insomma c'è stato un lavoro che ha stravolto anche la vostra ovviamente quotidianità. Prima volevo sapere però da Sandro Vannini un commento, appunto tu ti sei occupato per tanti anni, come ha detto anche stampa, per un'istituzione importante all'interno della Camera di Commercio, insomma ti occupi di comunicazione, volevo capire come valuti un po' tutta la comunicazione che è stata fatta sia in ambito istituzionale sia un po' il bombardamento mediatico che credo al cittadino finale poi provochi una grande confusione in questo momento. Sì, allora questo è stato un periodo di ipertrofia, una comunicazione proprio ipertrofica, eccessiva rispetto anche ad altri paesi, forse anche un po' in linea anche al carattere degli italiani, che hanno poi anche no? loro stessi contribuito a questa eccessiva comunicazione che è derivata da una impostazione degli organi superiori e alti, quindi di una comunicazione talvolta superiore a quella che poteva essere ritenuta essenziale e necessaria rispetto a quanto è avvenuto in altri paesi. Poi chiaramente entra in gioco anche la caratterialità del nostro popolo, che è quello di ripetersi sopra, ritornare sulla notizia, commentare quanto diciamo accade per esempio in Italia anche nell'utilizzo dell'instant messenger, no? Che sono utilizzati in una maniera molto più forte di altri paesi, proprio perché il nostro paese è un paese che ama questa comunicazione di prossimità, diciamo così. Però quindi, deontologicamente secondo te come sarebbe corretto da qui in avanti affrontare la questione? Ma credo che adesso hanno un po' preso la giusta impostazione, cioè una comunicazione che si è ridotta e per non creare nemmeno situazioni di allarmismo. Però poi cosa accade? Come abbassi il livello di informazione e comunicazione, accade come in questo periodo che bisogna riintervenire per ricordare a noi stessi di tenere sempre alta la guardia, perché talvolta c'è una comunicazione ipertrofica nel nostro caduto ciò, però c'è anche una comunicazione che poi innesca un meccanismo che gli ascoltatori si dimenticano, si rilassano, rapidamente il messaggio, cioè il messaggio della responsabilità deve essere sempre ripetuto in questo paese. Questo paese anglosassone invece quando ricevono un messaggio ma questo credo un po' nella natura del nostro paese. Hai ragione. Vedo Ezio pronto a rispondere, ti stoppo un attimo per la pubblicità e poi rientriamo subito con te.
Di nuovo in diretta da Piazza Indipendenza. Allora, commentavamo comunicazione ed emergenza sanitaria, prospettiva anche sul futuro, come dovremmo deontologicamente comunicare lo stato di emergenza o comunque buone pratiche di comportamento. Ezio. C'è tutta una branca della comunicazione e dell'informazione, che si chiama proprio la comunicazione di emergenza, che in un momento come quello della lotta al coronavirus, in cui l'arma, a parte tutta la struttura sanitaria, è il pubblico, è la gente, la popolazione nel proprio coordinamento, diventa quell'elemento in più per risolvere la situazione. Io vorrei però fare una piccola battuta. Bisognerebbe riportare tutti gli italiani agli ultimi 3 anni delle superiori, in cui si studia Galileo Galilei, che tra l'altro non è lontanissimo, insomma, a noi toscani, parte della sua prigionia l'ha fatta anche qui in Duomo a Siena, per cui non è una Forse persona di cui sanno. Dovremmo ricordarcene, e l'invenzione del metodo scientifico. Noi ci siamo trovati, principalmente nella prima fase di questa emergenza, ma anche dopo, a dimenticarci dei concetti quali comunità scientifica, quale la sperimentazione, l'osservazione della natura e le ipotesi, la conferma delle ipotesi, per cui tutto ciò che veniva passato anche all'interno della stessa comunità scientifica, ognuno prendeva il tifo. Abbiamo Zangrillo contro Burioni, abbiamo la conferenza stampa del Dipartimento alle 6 ogni sera, dimenticandoci che anche la comunità scientifica, che è quella a cui è deputata quella fase di previsione di cui parlavo prima nelle 4 fasi dell'emergenza, ha bisogno, fra virgolette, di prendere le misure al proprio nemico, e questo lo si fa soltanto producendo documentazione, ipotesi che vengono valutate dagli altri scienziati e poi validati. Questo concetto si è perso, ogni giorno arrivava un nuovo studio, quella saturazione di comunicazione di cui parlavamo prima, senza magari nemmeno il filtro, e qui della comunità giornalistica, e pertanto noi avevamo tutta una serie di situazioni in cui il virus è sparito, no, il virus c'è, no. Credo questo abbia anche un po' a che fare con la velocità con cui siamo abituati, sia nella comunicazione, insomma, al giorno di oggi, che è cambiata, sia alla, come dire, necessità di avere delle risposte, no? Ora, subito, immediatamente, a cui il cittadino è abituato, bene per alcuni servizi, male per altre cose, perché hanno bisogno, come diceva Ezio Sabatini, insomma, del tempo per essere studiate, essere valutate. Insomma, non è che si può dare una risposta certa, ora e subito. Sicuramente sì, però compito di chi ha le leve della comunicazione, e delle leve istituzionali, far passare un messaggio, anche dire calmi, aspettiamo, vediamo cosa succederà, è esso stesso un messaggio che ha un valore. Credo forse sia un po' mancato, insomma, i cittadini avrebbero forse apprezzato questa cosa. Un passaggio ancora su Sei Toscana, perché nel momento dell'emergenza sanitaria voi, insomma, avete fatto un grandissimo lavoro, siete stati chiamati in causa anche dopo, perché c'è tutto il tema delle sanificazioni, che ancora ovviamente molte aziende, molte anche piccole realtà, come mi vengono in mente per esempio i negozi, devono trovarsi a fare per essere appunto in regola, per poter riaprire le proprie attività. Voi avete un accordo con Confindustria molto importante per le aziende che ne fanno parte, proprio in tema di sanificazione, però avete anche un servizio, se così se vogliamo chiamarlo, insomma, di risposta ai singoli cittadini che non hanno accesso a queste informazioni, quindi cosa fare, come fare. Voi potete direzionarli e far capire qual è la strada da percorrere, esatto? Sì, voglio dire innanzitutto che questi mesi del Covid sono stati dei mesi che ci hanno messo molto alla prova, ci hanno particolarmente impegnato, perché non avevamo esperienze passate a quali rifarsi per dire ci muoviamo in questo modo. Quindi è stato gioco forza dover instaurare delle collaborazioni, al di là che con la ASL, con il prefetto, con la prefettura, con le varie anche associazioni territoriali, obbligatorie doverle fare per poter dare un servizio, dare anche la garanzia che il servizio fosse fatto bene,
perché noi in questo periodo abbiamo avuto circa 1.100 dipendenti più un migliaio dell'indotto sempre sul territorio, perché i servizi in alcuni casi sono stati ridotti perché non potevamo fare diversamente, chiudendo ad esempio alcuni uffici, alcuni accessi al pubblico, centri di raccolta, ma il servizio di raccolta e spazzamento è sempre stato garantito tutti i giorni. Quindi dovevamo intervenire innanzitutto sulla salute e la tutela dei nostri lavoratori, dopodiché anche su garantire che i rifiuti raccolti non fossero veicolo di trasmissione dell'infezione e la sanificazione e disinfestazione di tutti i luoghi dove noi abbiamo dei punti di raccolta. Nel fare questo, nel procedere a fare questo, abbiamo sottoscritto questo accordo con la Confindustria proprio per, come dire, essere presenti in una collaborazione con tutte le aziende e volendo anche i privati, inizialmente per preparare la riapertura e quindi garantendo l'uso di strumentazione che tecnologicamente fosse avanzata, tipo l'uso di vaporizzatori a 140 gradi o di sostanze sanificanti certificate anche dall'OMS. Esatto. E poi stiamo intervenendo tuttora, sempre su richiesta e comunque in collaborazione con l'associazione, in maniera continuativa laddove ce n'è bisogno. Quindi qualora le persone avessero delle domande da rivolgervi per capire come poter fare, possono chiamare e contattare Sei Toscana per avere appunto delle risposte. Sì, noi abbiamo potenziato anche il nostro numero verde per dare risposte specifiche sui centri di raccolta, sulle modalità di conferimento dei rifiuti, perché noi abbiamo servito in questo periodo anche non solo le RSA, ma anche tutti quelli che erano i locali in quarantena, tutti quelli che erano Covid, gli alberghi Covid, i cosiddetti alberghi Covid. Quindi ci siamo anche formati e preparati per poter dare queste garanzie. Quindi il nostro sportello, insomma, di rifiuti, esatto, molto particolari. Il nostro sportello è rimasto aperto proprio per dare queste informazioni. Bene, ci fermiamo ancora, un po' di pubblicità per noi. Bene, torniamo in diretta e abbiamo l'ultimo blocco di rassegna stampa, è un momento di live, vero? Perché abbiamo intercettato una turista che in realtà è una collega, perché è una giornalista della BBC, quindi direttamente dal Regno Unito, l'abbiamo fermata e vedendo i nostri studi televisivi appunto si è accorta che stava succedendo qualcosa e allora voleva capire, noi l'abbiamo intervistata in diretta. Hi, how are you? Very well, thank you for having me and for being so open. Grazie a te, thank you very much. And we want to share something that you told to me because you can touch the difference between the two countries, UK where you live and where you work in the BBC TV and Italy. So what's the main difference for you about the pandemic and about the organization? Le ho chiesto il motivo, diciamo, principale delle differenze che riesce a vedere tra il Regno Unito e l'Italia. Mi ha detto una cosa molto interessante che sta appunto per dirci a proposito dell'organizzazione, che va un po' ad avvalorare anche la rete che stavamo cercando di come dire descrivere, no? Che ha fatto la differenza anche in Italia. So what's the difference for you? So I've just written a book called The Values Compass, and in this book I take you around the world to different countries and I focus on Italy as having the value of care, attention to detail. And what I found is that it's very true to its value. You see it in everyday life. You see it with its attention to detail in design, in how things function, in the proper way of doing things. So, for example, if you're going to beach, you cover your neck, you make sure you don't get a cold, you have a little hook for your sandals, you have, you know, all these little things. Using the wash basin in the bathroom, you'll have a pedal so that you don't have to touch it. Now, these attention to detail is also what's been used in the pandemic. And I feel that Italy has controlled and really managed the pandemic much better than countries that don't have this kind of attention to detail. And the difference is quite significant. You see it in the rise and the fall of the statistics every single day. Bene, ci sta spiegando che la differenza sta nei piccoli dettagli che l'Italia riesce a mettere in campo, è un po' in contraddizione e avvalora la mia tesi per cui siamo noi italiani a farci cattiva pubblicità, in realtà all'estero hanno un'immagine molto come dire, buona, no? Di quello che l'Italia riesce ad esprimere, ha detto che i dettagli fanno la differenza, per esempio se andiamo in spiaggia è vero che sulla sabbia o sul bagnasciuga nessuno indossa le mascherine ma non ce n'è bisogno, però stando accanto agli altri magari ci copriamo con
un fazzoletto, oppure ha detto nei bagni ci sono dei sistemi per cui i bambini non devono toccare, possono salire su dei piccoli piedistalli per lavarsi le mani. Quindi sono dei piccoli dettagli che la nostra cultura, ha detto, insomma, è in grado di esprimere da centinaia di anni, che fanno la differenza, e questo si vede nella curva anche dei casi positivi che l'Europa, insomma, vede invece crescere. E un altro aspetto molto importante, ha detto, è l'attenzione, questo si sposa benissimo con il Mangiadoro e con quello che Siena sta per celebrare, l'attenzione che abbiamo alla cura e al sistema, come dire, sanitario, un sistema di rispetto verso anche l'uno verso l'altro, quindi questo mi sembra determinante. Do you think, what's your idea about the healthcare in UK? Do you think it's better in Italy? Do you think the government give the possibility to everybody for the healthcare? So the system is basically so different and it works better maybe in Italy or not? I think in the UK maybe our healthcare was neglected, and now we're finding that there's a real appreciation. I think the National Health Service, having healthcare for all for free, is wonderful and fundamental, but our lack of attention to detail and not paying our service staff properly and not giving them necessarily enough resources has been our downfall. And now that I know that will change, and it has changed. Just recently, I believe we committed seven to nine billion, but France committed maybe 15 billion. So you can see, I think, that there's a difference across the, sure, across the channel. 79 bilioni sono i soldi che sono stati stanziati di recente per il Regno Unito a fronte dei precedenti 15 bilioni, quindi c'è una riscoperta da parte del Regno Unito del sistema sanitario nazionale e della necessità di curare, avere un sistema di cura gratuita, ricordiamocelo, questo è un grandissimo valore che l'Italia ha e che non sottolineiamo a sufficienza, sistema di cura gratuita per tutti. Thank you very much for sharing with us your experience and good vacation in Siena. You have not to go to the square for the Palio. I'm so sorry for that, but you can enjoy the beautiful city of Siena. Thank you. That's another example of how you're managing COVID and even stopping your major festivals and races. So thank you. Thank you. Anche fermare il Palio, ha detto, è stato un atto di grande generosità e di grande rispetto. Allora, un ultimo passaggio, Sandro, che cosa ne pensi? Non abbiamo la sfera magica, ma il futuro di Siena, dell'Italia, che cosa vedi? Allora, un inciso finale è questo. Il nostro è un paese sostanzialmente a presenza dello Stato. Non è un paese a impostazione liberista, pertanto il sistema di assistenza, il welfare, è molto presente e talvolta, come hai ben detto te, siamo molto severi con noi stessi e molto ad esaltare ciò che è fuori. In realtà il paese è un paese, ricordiamo, nella comunità europea che pesa in termini economici ma anche per numero di abitanti. Ecco, questo ricordiamocelo spesso e può darsi anche che quanto avvenuto in Lombardia è dipeso anche da una concentrazione della densità abitativa e oltre a motivi di inquinamento e climatici. Devo dire che il senso di responsabilità declinato dal nazionale al territoriale nella nostra realtà provinciale e comunale vede Siena una città che ha una vocazione assistenzialista da secoli. La presenza del Santa Maria della Scala posizionato lì tra Roma e Parigi come luogo di accoglienza e di assistenza ai pellegrini, ricorda la vocazione assistenziale di questa città, che trova un elemento di esaltazione tutto il sistema associativo, molto ricco e volenteroso e attento e di grande partecipazione. L'assistenzialità nella provincia di Siena e a Siena è molto apprezzata e ha valori alti in ambito nazionale, e poi c'è questa peculiarità che è il mondo delle contrade, che anche in emergenza Covid ha dimostrato senso di responsabilità, assistenzialismo e mutuo soccorso verso le persone anziane. E attenzione anche sulla sanificazione, la presenza di Sei Toscana che con le contrade si è subito adoperata nella sanificazione delle società di contrada, divenendo un elemento anche di una best practice
e poi anche l'emozionalità che abbiamo visto nel mondo delle contrade, che ha anche riguardato i media internazionali, cioè quel senso di unità e di appartenenza esaltato nel momento iniziale del Covid, cioè quello dei canti nei rioni delle contrade nella fase iniziale, poi successivamente è subentrato il senso profondo di responsabilità. Però la comunicazione positiva si vede arriva. Comunicazione positiva arriva, poi la città ha avuto il senso della responsabilità fermando non solo le due carriere, ma diciamolo qui anche a Canale 3, che è anche ascoltata la televisione in tutta la Toscana meridionale, bloccando completamente le attività ricreative, associative, con un grande senso di responsabilità. Quando si entra nelle società di contrada, come nella mia ieri sera nella Nobile Contrada del Brujo, si entra, si compila nome, cognome, mail, orario d'ingresso, registro delle presenze, si sta a distanza, si cena molto distanziati, molto all'aperto, e all'interno si tiene le mascherine e si viene anche misurata la temperatura all'ingresso. Quindi c'è un'azione Mi sembra importante, che Siena, in questo il mondo delle contrade, e Siena può anche essere motivo di orgoglio. Dobbiamo ricordarci di mantenerlo anche per l'inverno che verrà. Ezio. Sicuramente un pochino di autoincensamento, è il momento adesso per farlo. È chiaro, lo dicevo prima, in Europa la tradizione del nostro volontariato è anche un modo per rafforzare i nostri valori, non è solamente autocelebrativo, perché forse lo facciamo troppo poco. Parliamo di associazioni di volontariato, così a naso 1254, parliamo di realtà che poi arrivano alla seconda metà dell'Ottocento. Per snocciolare qualche numero, su Siena, per esempio nel campo della protezione civile, a fronte di 64 sezioni operative, che sono quelle censite nell'albo regionale in tutta la provincia, di cui 55 aderenti al mio coordinamento, Siena ne ha ben 10. Quindi questa è la proporzione per capire qual è l'incidenza del capoluogo e del nostro territorio, che, ricordiamolo, fa 120.000 abitanti, di cui abbiamo circa 700 e passa volontari di protezione civile sul territorio provinciale. Quando è stato il momento della distribuzione a tappeto delle mascherine casa per casa, ci siamo mossi con 26 sezioni su un numero analogo di comuni per oltre 300 persone. Tutti e 10 abbiamo lavorato su Siena, insieme alle contrade, insieme all'amministrazione nella figura dell'ufficio tecnico. E poi Siena ha un'organizzazione nell'organizzazione, no? Insomma, le contrade hanno un ruolo determinante sempre. Ci sarà anche il desiderio, c'è anche il desiderio da parte dell'amministrazione di ritornare a un coinvolgimento delle contrade anche nell'attività di protezione civile all'interno del territorio. Non voglio bruciare nulla, visto il compito dell'amministrazione, ma già nella stessa nascita del nostro tavolo tecnico senese, questo nome un po' burocratese ma che spiega la nostra realtà, poterlo realizzare. Si parla anche proprio di informazione alle contrade. Avevamo in programma, in epoca pre-Covid, insieme all'amministrazione comunale, tutta una serie di incontri per terzi e poi per singole contrade, proprio per l'incontro, la diffusione, la sensibilizzazione dei contradaioli all'attività di protezione civile, risprendendo un po' anche quelle società di mutuo soccorso di cui forse mai abbiamo perso la fine. Hanno cambiato nome, ma in realtà siamo sempre là. Per cui sì, c'è giustamente bisogno di essere orgogliosi. Festeggiamo con il Mangia la sanità senese e il volontariato senese. Il Mangia e la medaglia di civica riconoscenza si danno ai senesi che illustrano la città nel mondo, anche stavolta la diamo ai senesi che illustrano la città nel mondo. Dini, l'ultimo passaggio anche con lei, è un lavoro che continua, una rete importante, quella dei servizi con le istituzioni, con i cittadini, quindi insomma anche il vostro lavoro sarà impostato in questo senso. Collaborazione sarà la parola d'ordine nei prossimi anni. Non possiamo fare diversamente, noi siamo sempre stati sul territorio, sempre in mezzo alla gente, quindi abbiamo preso un percorso di collaborazione con le persone, con il territorio, con le sue istituzioni. Mi prendo soltanto qualche secondo, accodandomi a quanto ha detto lui, perché io sono anche presidente di un'associazione di pubblica assistenza di Arezzo e
Quello del volontariato è un mondo che se non conosci non ne capisci l'importanza che ha nella nostra società, non soltanto in casi straordinari, estremi come questi, ma nella regolarità e nella quotidianità. Le pubbliche assistenze oggi sono quelle che garantiscono il servizio 118, non il 118 che conosciamo, la centrale operativa, ma l'ambulanza che interviene sul luogo di un incidente o comunque di un infortunio. E lavora 24 ore su 24 certo. ore. Ed è grazie ai volontari, alla loro preparazione, alla loro costanza, ai soldi che non ci sono, che anche per il prossimo Ferragosto noi possiamo avere la sicurezza di avere questa sorta di ombrello a garanzia per ogni straordinarietà che accade. E anche durante il periodo Covid, con le varie associazioni, le varie pubbliche assistenze, non solo con la Protezione Civile, ma è stata una rete che ha visto coinvolto la ASL, ha visto la prefettura, i vari coordinamenti, ma soprattutto pubbliche assistenze, mondo del volontariato, Protezione Civile e polizia, carabinieri, ma erano i soggetti che più di ogni altro hanno contribuito o perlomeno contribuiscono tuttora a superare questo periodo. Poi Sei Toscana fa la sua parte come giusto che faccia, perché comunque un servizio pubblico deve sempre dare quelle garanzie di qualità che sono dovute. Grazie ai miei ospiti di quest'oggi, grazie a Urbano Dini, grazie a Ezio Sabatini, Sandro Vannini per essere stati con noi, e il messaggio che lasciamo dal nostro salotto, da questa prima diretta di Rassegna Stampa, è un messaggio estremamente positivo e sono veramente contenta di averlo fatto insieme a voi. Il fatto di prendersi cura in vari settori, in vari modi, l'uno dell'altro, è davvero una chiave interessante. You have a last message for us, so thank you again for being here with us. Thank you for having me. My message would be that the book I've written, The Values Compass, has just come out at the beginning of this year. It's an international bestseller because it takes you around the world at a time when travel is difficult, and it highlights the one unique value or positive quality of each and every country in the world. The Values Compass by Mandeep Rai. The Value Compass è il libro che sta appunto curando e seguendo questa giovane giornalista. Ti ringrazio di essere stata con noi. Il valore della nostra nazione è proprio questa, la capacità di sapersi prendere cura l'uno dell'altro, e il valore della nostra bellezza, la cura nei dettagli. Non lo diamolo per scontato, mi sembra davvero molto importante. Grazie a voi che ci avete seguito in questa diretta. Noi ci ritroveremo domani ancora alle 9 per la rassegna stampa. Adesso lascio il posto ovviamente ad altri ospiti. Grazie e rimanete con noi su Canale 3.